Cari amici di Bergamo Sport News, ci troviamo oggi ospiti all'interno della palestra di Seriate Taekwondo Cus Bergamo del grande maestro Biagio Brunetti. Mi trovo in particolar modo in compagnia di due grandi del mondo dello sport e delle arti marziali, rispettivamente di Taekwondo e di Judo. Io partirei presentandovi la ragazza al mio fianco, Ellen Merelli. Ciao Ellen. Ciao. So che hai vinto un importante titolo mondiale proprio pochi mesi fa in Messico di judo ad ottobre, giusto? Giusto, ho vinto i mondiali di judo categoria 57 kg in Messico quest'anno disputatosi. E dall'altro mio fianco invece mi trovo con un altro grande campione, Matteo Milani. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. So che anche tu hai vinto un importante titolo, sei infatti campione italiano di Taekwondo. Sì, quest'anno mi sono riconfermato campione italiano a Bari, giusto qualche mese fa, e nei pesi massimi, e niente. Tornerei a parlare a Ellen, allora dici un po' questa importante sfida, quali sono che cosa hai provato in quel momento? Allora, è stata una grande soddisfazione. Ho disputato 3 incontri, li ho vinti molto bene, con una tedesca, una messicana e una francese, e aspettavo questo titolo, è la prima volta. Ho fatto bronzo l'anno scorso e questo è la realizzazione di un bel sogno. Un bellissimo sogno, come bello è anche il sogno di Matteo. Raccontami invece le tue emozioni e impressioni quando appunto hai vinto il titolo italiano. Sì, riconfermarsi è sempre difficile, è il quinto titolo italiano che vinciamo di fila, quindi era importante riconfermarsi e fare bella figura, insomma, in una cornice molto importante come sono i campionati italiani, in un anno che è stato molto soddisfacente. E tornando ad Ellen, raccontami quali sono le caratteristiche che bisogna avere per magari che sono importanti proprio nella disciplina nel judo. Allora, innanzitutto la costanza, la voglia di faticare, non ti deve mai abbandonare, perché io faccio judo dall'età di 7 anni, vuol dire 30 anni. Ho avuto tanti alti e bassi, però non ho mai mollato e questo ti porta a grandi successi. E tu invece quando hai cominciato col Taekwondo? Io ho cominciato 4 anni fa col Taekwondo, prima facevo kickboxing e prima ancora karate. Non ho l'esperienza di Ellen, però sicuramente un po' di strada l'ho fatta e la sto ancora facendo e spero di farne ancora. Sicuramente, ma raccontaci un po' quali sono le caratteristiche di questa disciplina, di questo sport, per chi magari non lo conosce bene nel dettaglio, le caratteristiche tecniche, come è strutturato il Taekwondo. Il Taekwondo è uno sport olimpico di combattimento, viene effettuato su dei round e su un tatami, ci sono delle corazze, dei caschetti elettronici e gli avversari hanno rispettivamente dei sensori sui piedi e all'impatto con la corazza escono, diciamo, i punti, quindi si effettua praticamente al 90% con i calci o pugni al corpetto. Ecco, questo lo ricordiamo per chi appunto non è pratico e volesse anche magari avvicinarsi a questo sport. E invece Ellen, le caratteristiche del judo quali sono? A differenza del taekwondo non ci sono colpi, ma ci sono prese, proiezioni, quindi si parte dalla lotta in piedi e si finisce a terra. Nel judo a terra ci sono prese, leve e soffocamenti. La nostra uniforme è il judogi. E tutto qui. E raccontami come ti prepari magari prima di un incontro. Più che prima di un incontro, la preparazione che c'è prima. È uno sport dove la preparazione è completa, quindi corsa, pesi, judo, allenamento in palestra, e prima degli incontri è solo una rifinizione, una rottura di fiato per poi combattere. E invece nel taekwondo com'è la preparazione, come deve avvenire? Ah, c'è molta preparazione tecnico-tattica, ma insieme al maestro Biagio stiamo cercando di andare a coprire tutti i dettagli possibili, perché come sai negli alti livelli anche l'1% conta, quindi abbiamo approcciato anche l'allenamento alla visione, l'allenamento al training e tante altre cose che ci stanno dando buone soddisfazioni. E dimmi, c'è stato magari qualche avversario particolarmente ostico con cui ti sei dovuto confrontare? Quali difficoltà maggiori che hai incontrato in qualche incontro?
Ma attualmente a livello nazionale italiano non ho trovato grandi difficoltà, però quest'anno, come ti dicevo, è stato un anno molto difficile anche, e a livello internazionale sono molto più ostici gli avversari. E invece nel tuo sport, nella tua disciplina, hai incontrato qualche avversario ostico? In quel caso come ti sei comportata? Allora, anche per me quest'anno è stato non più facile, però meglio rispetto all'anno scorso. Evidentemente ho raggiunto la preparazione ottimale per questa gara, quindi è andato tutto bene. E aspetti magari più complessi del judo quali sono? Gli aspetti più complessi del judo, almeno per quanto riguarda me, è la questione mentale, la questione di tranquillità. Questo può comportare la ben riuscita di un incontro. E vedo che ora indossi proprio il kimono, che insomma è l'indumento tipico che si indossa per il judo. Vuoi parlarci un po' come mai, magari se ha una storia dietro? Allora, il judogi, che è l'uniforme per il judo, è il nostro vestito tradizionale nelle competizioni. C'è sia bianco, primo chiamato, e blu, secondo chiamato, per un aspetto televisivo. Questa divisa nasce dal Giappone. Perfetto, e ti aspettavi di raggiungere il livello a cui sei arrivata, a questo risultato? Non me lo aspettavo, però ci speravo. E tu invece ti immaginavi di arrivare a questo livello, ottenere questo risultato? No, non me l'aspettavo, e soprattutto in così poco tempo, dato che abbiamo detto che 4 anni che faccio taekwondo, però comunque sono contento e spero di arrivare ancora più in là, diciamo. E dici, quali sono invece i tuoi prossimi impegni in questo sport? Adesso sicuramente vacanze, e poi l'anno prossimo, siccome quest'anno sono riuscito a rientrare nel Grand Prix, che è una competizione a cui possono partecipare solo i primi 32 al mondo, sicuramente il primo impegno e l'obiettivo principale sarà quello. Aspetta, ti auguriamo allora tanta fortuna. Invece tu, Elena, i tuoi prossimi impegni agonistici quali saranno? Preparerò, spero, un altro europeo, un ultimo mondiale per poter chiudere la carriera. E dimmi, che cosa provi ogni volta che hai un incontro, comunque che ti concentri nel judo? Qual è l'emozione? Cosa che ti spinge a continuare, ad andare avanti? Allora, tu, da quando sono piccola, tutti gli incontri presentano per me tanta ansia. Non sono mai riuscita a superare questa cosa, anche se è migliorata nel tempo. E mi spinge a continuare questo percorso il piacere di fare questo sport, perché è la cosa più importante che è per me. È sempre fondamentale infatti fare le cose con grande passione. E a te invece cosa smuove dentro e ti spinge a continuare nel taekwondo? Cosa è stata la scintilla che ti ha fatto nascere insomma l'amore per questa disciplina? Beh, come ha detto anche lei, la passione per fare questo tipo di sport è fondamentale. A me personalmente piacciono molto le sfide, piace tanto il combattimento, il trovarsi faccia a faccia con l'avversario, e quindi questo mi basta per continuare, diciamo. E dimmi, che cosa consiglieresti a chi volesse avvicinarti per la prima volta al taekwondo? Io consiglierei sicuramente di provare, perché anche qualsiasi arte marziale è molto bella da praticare, impari tante cose, impari il rispetto, impari la disciplina, e anche la competizione secondo me è una parte fondamentale delle arti marziali e ti fa imparare, ti fa crescere molto. E invece, Ellen, per chi decidesse di avvicinarti per la prima volta al judo, che cosa consiglieresti? Consiglierei di approcciarsi fin da bambini, perché è uno sport che sviluppa tante abilità motorie. È un punto di inizio che poi si può adattare per qualsiasi sport. Concordo con Matteo, le arti marziali comunque confluiscono in tanta disciplina e sono adatte per tutti. Allora io vi auguro insomma di continuare a portare avanti, a praticare la vostra passione, e ricordo a tutti voi che ci state seguendo che potete trovare l'intervista integrale sulla pagina Facebook di Bergamo Sport News, e noi ci ritroviamo prossimamente con altre interviste ai grandi campioni del mondo dello sport.